Andiamo a vedere ora come poter utilizzare le nostre misure più grandi, numero 10 e numero 8. Creando un cielo, tutto in wet on wet, cominciando a stendere con il numero 10 di unico infinito una stesura uniforme e in pressione che crei proprio questo effetto di cielo molto morbido. Sempre con unico infinito numero 10 andiamo ad aggiungere, però tenendoli in punta questa volta, delle sfumature più scure per quello che ci interessa. La morbidezza del filato idro non graffia la carta e possiamo permetterci di ripassarlo molte volte senza andare a creare delle striature sul fondo. Aggiungiamo colore un poco per volta, sempre con la punta, mescolando anche del magenta al nostro blu tremare, creando quindi una tonalità più scura che applicheremo con la punta del pennello. Stiamo utilizzando una tecnica di lavorazione wet on wet. Aggiungiamo anche un poco di terra d'ombra per avere più intensità di tono. Creiamo la parte delle nostre nuvole più intense. Potete alternare l'utilizzo in punta e l'utilizzo in pressione, sempre con lo stesso pennello e creando linee veramente differenti. Mentre il colore è ancora bagnato, andiamo a mettere a bagno il nostro numero 8 e lo asciughiamo su una spugna o un poco di carta assorbente. Il fatto che sia altamente igroscopico ha un vantaggio. Oltre a mettere il colore, riusciremo anche a toglierlo senza andare a creare quell'effetto broccolo dato dallo scarico eccessivo d'acqua che si ha nelle lavorazioni a togliere. In questo modo creiamo delle zone molto più luminose che saranno la parte bianca delle nostre nuvole.